Eccoci a Porto, termina qui la salita del nostro Portogallo. Lì ci sarebbe la libreria di Harry Potter, libreria Lello, ma quella è la fine. Andateci in orari non predittivi. Direttamente da Harry Potter. Oggi prima giornata di pioggia, però adesso ci ha dato una tregua. Verso le chiese gemelle, chiesa Do Carmo e chiesa Carmelitas, sono questi due, con la parete piena di azulejo. Questa è la casa che divide le due chiese, larga un metro. Allora si può vedere in alto la Madonna che fronda l'ordine e dice: questo è il segno della mia fraternita. E in braccio c'ha una specie di spola che è l'abitino del Carmelo, l'abito del Carmelo. Sotto ci sono tutti quelli che hanno ricevuto l'abito del Carmelo, tra cui ci sono anche dei vescovi, dei combattenti, della gente normale. E sotto c'è scritto: questo è il segno della salvezza nei pericoli. E dall'altra parte sono nel quale chi morendo piamente non soffrirà in eterno. Eccoci alla chiesa di San Francesco. Andiamo a fare il biglietto. €9 di biglietto, ci sono i lavori in corso. Nel 1383, dopo l'intercessione regia di Don Fernando, la chiesa originale venne ristrutturata, dando luce alle forme che ancora oggi si possono ammirare. Attualmente adibita a museo, la chiesa non è permanentemente aperta al culto. Infatti, nel 1910 venne classificata come monumento nazionale e nel 1996 come patrimonio mondiale UNESCO, in quanto parte integrante del centro storico della città di Porto. Andiamo verso la Ribeira, che è il cuore di Porto e che continua i saliscendi a strapiombo sul fiume Douro. La Ribeira di Porto. Qui nacque Enrico il Navigatore, il re che trasformò il Portogallo in una superpotenza navale. La zona delle cantine. Nel 1800 è stata fatta la ferrovia che collegava le due città e da lì c'era un'altra stazione che si chiama Campagna, che è una stazione lontanissima dal centro storico ed è la stazione che ci collega direttamente con Lisbona e con la Spagna. Se volete prendere il tram per andare a Lisbona, e lo sto scherzando, prendete un tram a caso da questi, il primo che parte, fatevi una sola fermata di tram su questi qui e poi arrivate alla stazione principale che è Campagna. Esattamente. Allora, siamo al McDonald's e c'è il falconiere per allontanare i piccioni. Quando un piccione si appoggia a terra, lui passeggia col falco sul braccio. Eccoli in azione. E il piccione è volato via. Indipendente McDonald's. Thank you.
chiesa di Santa Chiara, vicino al muro Ferdinandez, completata nel 1457. Qui si trova uno dei migliori esempi di tale durata del barocco. Siamo dentro la chiesa di Santa Chiara. La chiesa con più intagli di legno dorato. Guardate che roba. Tutto d'oro. La tala dorata è una tecnica scultorea dove il legno è scolpito e successivamente dorato o rivestito da una pellicola d'oro. Finisce qui il nostro viaggio in Portogallo, pronti per rientrare a Bologna.